tutte ragazze, nuova tipologia di video. Se mi seguite su Instagram avrete sicuramente visto che tra pochi giorni appunto partirò per Londra, e appunto mentre ero in preda a fare la valigia ho pensato di registrarvi questo video per farvi vedere cosa porto con me. Da premettere che non sarò via tantissimi giorni, partirò per circa 5 giorni, quindi non ho appunto tantissime cose con me. E vi faccio vedere subito. Questa è una valigia molto grande, a quattro ruote di Carpisa, sicuramente di un colore poco appariscente, questo arancione molto fluo. E la valigia è molto grande perché oltre a contenere le mie cose, conterà appunto le cose del mio fidanzato. E vi faccio vedere subito cosa ho portato con me. Allora, come prima cosa vi faccio vedere, ho qui con me queste tre felpette. Questa appunto è una felpetta corta che vi ho fatto vedere tra i miei primi acquisti di Alcott. Questa è una sorta di crop top però appunto a felpetta. Poi ho questa felpa di H&M molto carina in grigio, con appunto il macramè bianco laterale molto molto carina, che ho preso l'anno scorso da appunto da H&M. Poi ho portato con me questa felpettina bianca con la scritta Beauty di Stradivarius. È molto carina questa perché anche è lavorata e poi non è pesantissima, che sicuramente per la mezza stagione, appunto abbinato a delle camicie che porterò con me, sta molto molto bene. Poi invece come pezzi di sotto ho portato questo pantalone nero di Gap, questo pantalone qui regular, semplicissimo. E poi questo jeans qui di H&M con i pois, che ho preso da pochissimo appunto da H&M, mi ci sto veramente trovando bene. È un modello nuovo di jeans appunto però per me, e si chiama Girly Friend. Questo qui mi piace tanto perché è poi corto, arriva alle caviglie e stanno bene anche a una tappetta come me. Poi ho qui una sacca che contiene questo pigiamino semplicissimo di OVS, che è così bianco con un po' di lilla, e sotto appunto è lilla con dei pois bianchi, non so se riuscite a vedere bene. Poi ho portato con me, anzi porterò con me, questa camicetta di jeans di Stradivarius, semplicissima. Questa camicetta bianca di Bershka, mi sono trovata benissimo, questa è morbida, anche un po' lunghetta, mi piace tantissimissimo. Poi qui sotto le due camicie c'è questa sacca che contiene dell'intimo, una semplicissima sacca bianca appunto per separare il mio intimo. E poi vi faccio vedere queste ultime tre pochettine. Allora, questa qui appunto è la pochette del Beauty, mi piace tanto, è di H&M, che è strapiena, però di questa qui farò un video nello specifico, così vi faccio vedere tutti i prodotti che porto via con me, come distribuisco appunto i prodotti nelle mio Beauty. È molto carina questa perché ha tante tasche e sicuramente è molto molto utile. Poi mi piace anche perché è plastificata, abbastanza colorata, quindi è capiente, mi piace tanto tanto. Poi c'è questo portatrucchi da viaggio che di solito metto in borsa, però appunto porterò qui per, con me in valigia, proprio per portare gli essenziali del trucco, perché non ho intenzione di mettermi e di cimentarmi a fare chissà quale trucco. Questo qui l'avete visto nel primo video che ho fatto, che è di Forever 21. In questa sacchettina retata porto con me questo mascara di Kiko, rossetto fucsia di dell'Avon, uno corallo dell'Essence, un tempera matite. E qui ci sono pennelli, questo qui è quello della Kiko per mettere il fondotinta liquido, questo qui appunto il pennellino per il blush, due pennellini, uno per sfumare, uno angolato, una matita duo nera argentata dell'Avon, e questa qui che mi è stata regalata, dorata e bronzo come colore, che mi piace tanto, che è appunto da sfumare. Poi nell'ultima taschettina invece
C'è questa paletta di essenze che vi ho fatto vedere già nell'ultimo video dei miei acquisti, nel quale mi sto trovando veramente molto bene, non avevo dubbi su questa palettina. Poi questa palettina col blush di H&M, color fucsia, questo qui mi piace tantissimo, soprattutto in estate con l'abbronzatura spicca tanto, però comunque in inverno non viene troppo forte per la mia pelle, perché ho comunque la carnagione olivastra e quindi comunque sfumato bene. Va più che bene. Questa limetta che avete visto sempre nel terzo video dell'Essence, fondotinta dell'Essence, questo qui è lo Stay All Day 16 ore Long Lasting Makeup numero 40. Fino a quando ancora avrò un po' di bronzatura, se così si può chiamare, va più che bene appunto la colorazione 40. Poi io comunque di solito passo alla 30. Questo qui piace tanto perché è molto coprente. E infine una pinzettina semplicissima di H&M. Per concludere ho un'altra pochettina. Questa qui l'avete vista nel primo video, è una pochettina appunto per portare con me gli accessori. E vi faccio vedere subito. Allora, qui ci stanno due braccialetti, questo qui della B-Chic, molto carino. Questo qui l'ho trovato nelle bancarelle, molto carino anche questo, con un po' di dorato. Poi ci sono questi orecchini di perla, uso tantissimo io gli orecchini di perla. E poi in questa taschina la collana di Forever 21, che sapete benissimo che amo, questa qui nera con i cuoricini. E poi quest'altra collanina con delle borchette e delle pietruzze nere, molto molto bella anche questa qui. E infine poi una sciarpetta, questa qui con i teschetti, che si abbinerà benissimo con il mio piumino verde che metterò con me appunto in vacanza. Poi ho girato la valigia per farvi vedere bene cosa ho da quest'altra parte. Questa qui, in questa tasca con la rete, e appunto porterò con me la doppia presa, appunto l'adattatore per le inglesi. Poi in questa sacchetta ci sono delle semplicissime infradito che appunto utilizzerò soprattutto quando andrò a fare la doccia, perché non amo mettere i piedi nel piano doccia, non mi sembra una cosa molto igienica, quindi non l'ho mai fatto. E poi degli stivali che mi accompagneranno nelle mie lunghissime camminate di H&M, appunto con questi dettagli oro, molto molto comodi, che ho preso l'anno scorso e mi piacciono tantissimo, e sicuramente sono perfette appunto per la mia vacanza. Mancano ovviamente la fotocamera, sì, mancheranno sicuramente la fotocamera e probabilmente anche il portatile che porterò con me, però per quanto riguarda l'abbigliamento credo che sia tutto. Non porto tantissime cose con me, anche perché appunto la mia intenzione è sicuramente di fare shopping, quindi di riempire la valigia più possibile. Poi comunque sono con la compagnia Ryanair, che sì, vabbè, ho pagato il bagaglio da imbarcare, però comunque si sa che con Ryanair non è appunto non è possibile portare dei bagagli a mano grandi, quindi comunque una sempre cerca di stare attenta, quindi ho cercato di moderarmi tantissimo, proprio perché la mia intenzione appunto è proprio quella di fare shopping, oltre che a visitare la città ovviamente. E quindi per quanto riguarda questo video sulla valigia è tutto. Io vi ringrazio come sempre di avermi seguito e vi mando un bacione. Ciao.